Controllo comunicazione. Siamo vivi. Bersaglio acquisito. Che diavolo è quello? Concludere. Il presidente ha implementato il protocollo fantasma. L'intera unità IMF è stata esautorata. Perciò che succede ora? La tua missione, se accetterai di compierla. Niente case sicure, niente aiuti o vie di fuga. Chiunque sia legato a quest'uomo è considerato una risorsa con preziose informazioni. O torniamo col nostro obiettivo, o non torniamo. Buon pomeriggio a tutti. È la vittoria. La vittoria è la più importante? Sì. Perché? Perché è l'unica di cui possiamo parlare con piena conoscenza al momento, perché dei soci nuovi appunto non se ne sa niente, quindi è difficile pure fare un'analisi precisa di quello che poi sta succedendo. E le sconfitte scorse, meglio che ce le togliamo subito dalla testa. E quindi rimane questa vittoria che era importante, era fondamentale per andare avanti, e quindi la prendiamo insomma con felicità. Io sostanzialmente, per quanto riguarda la società, non posso parlare di un qualcosa che non conosco, di conseguenza non posso esprimere giudizio, non voglio esprimere giudizio. Fatto sta che questa vittoria, anche di un certo spessore, di un 2-0, serve comunque a darci tre punti importanti, e anche perché a quanto mi è parso di capire la matematica non ancora ci condanna del tutto. Ho visto in crescita Sainz Mazza, che non mi è dispiaciuto, e nello stesso momento ho visto Binotti che si sta letteralmente spegnendo. Vero? Giusto, quindi non lo so. Poi per quanto riguarda il discorso società, io ho avuto l'occasione e il modo di vedere la trasmissione di Tiziano Richiello, a cui insomma abbiamo collaborato come comitato. Certo. E c'è stata la telefonata di Giuseppe Locampo, che cioè, noi siamo riconoscenti a questa famiglia che ha dato tanto. Se non ci fossero stati loro saremmo ancora chissà dove, però ecco, diciamo che non mi sono piaciute alcune parole, cioè il fatto che non siano rimasti all'interno della società anche con pochissima percentuale, solo perché non sapevano chi fossero i veri, diciamo, artefici di questa scalata societaria. Insomma, io se avessi avuto le possibilità ci sarei rimasto. Detto questo, onore a Locampo e andiamo avanti. Io diciamo non mi sono piaciute per niente le dichiarazioni di Locampo, per quanto ne siamo tutti riconoscenti, però è evidente che nascondono qualcosa, perché tu non puoi dire noi vogliamo bene al Foggia però usciamo perché non riusciamo a garantire, diciamo, non sapendo chi subentra, e allora appunto proprio perché non sai chi sono, e se vuoi garantire dovresti rimanere, no? Sarebbe il procedimento contrario. In più appunto, seconda cosa, secondo me è stata pure, io come l'idea che mi sono fatto è che loro abbiano finito i soldi e non volendo dire che l'avevano finiti, hanno cercato comunque di non di farsi pubblicità, però di uscirne, no, perché magari non volevano uscirne dicendo di non aver soldi, allora così ne escono in una maniera eticamente più nobile, nel senso, però non sta in piedi il discorso che fanno, secondo me. Fino a pochi giorni prima è stato detto anche nelle trasmissioni, anche dagli stessi Locampo, che è da molti mesi che l'ingresso dell'avvocato Verile avrebbe dovuto significare l'ingresso di nuovi soci. Quindi fino a pochi giorni prima
La lamentela era quella di, diciamo, di dire, non arrivano i nuovi. Se vi andate a vedere le puntate registrate, sono sul sito, le trovate. Sì, ma... Mentre poi, quando l'ultima volta che è stato detto che ci sarebbero arrivati i soci, credo venerdì scorso, giovedì scorso, poi si è in effetti rivelata vera questa notizia, perché c'è stata la cessione delle quote, che al momento sono tutti in mano all'avvocato Verile, ma si sa già, è stato già dichiarato, che Però quello verranno che volevo dire girate ai io nuovi. è E che è anche normale, Valentino, anche la non è. minoranza è Non... importante. Come? Che No, dicevo, dice? anche la minoranza è importante. Se tu vuoi garantire il progetto in minoranza, tu sei lì come garante, appunto, perché se questi fanno qualche malefatto, qualcosa che non va fatto, tu, come hai fatto sempre, vai in televisione e dici: tifosi, guardate che questi stanno facendo così, così, così. Mi sembrava più garantista rimanere anche in minoranza che andarsene. Se il problema era questo, nel garantire Non il so, va, progetto. ecco, Se... comprendo la posizione, Valentino, però ti posso dire che non sono d'accordo. Cioè, secondo me, No, nel senso. uno dei limiti che ha avuto la compagine societaria insieme agli enormi meriti, uno dei limiti che ha dimostrato dalla Serie D ad oggi sta nel fatto che, dovendo mettere insieme per necessità, perché nessuno era in grado da solo di sostenere questo progetto, più voci. E spesso e volentieri, ed è stato fatto notare anche qui, spesso e volentieri c'erano dei contrasti che non rimanevano all'interno dello spogliatoio, come mi pare abbia detto proprio tu Sì, qualche volta fa, sì, sì. ma finivano sulla TV numero 1 in risposta all'intervento sulla TV numero 2, poi c'era No. l'intervento su Facebook a cui si rispondeva. Cioè, mi sembra che invece ci sia un valore nell'avere un'unica compagine che comunque si assume per intero le responsabilità. Non potranno dire è colpa di quegli altri. Ma io sono d'accordo che è meglio così, eh. Io sono d'accordo su questo, però io mi mettevo dal punto di vista dell'Ocampo e nel discorso che facevano rispetto al disimpegno. Siccome loro cioè, si sono sempre comportati così, quello che dico io, se loro volevano garantire sul progetto, potevano continuare a comportarsi così pur rimanendo in minoranza. Al di là del fatto che io non sono d'accordo per come si sono comportati fino adesso sulla parlare per televisione, eccetera, quello che ci siamo sempre detti, però... Diciamo, cercando di entrare nel loro punto di vista, mi sembrava un po' strano Diciamo l'alibi, questo ti è sembrato un discorso. alibi Esatto, quello che è stato esatto. avanzato. Christian, che non si è sentito per niente. Buonasera. No, Buonasera. io stavo seguendo un po' di polemiche che ci sono anche fra i miei amici che hanno assistito alla partita, si sono trovati in curva, che mi riferiscono che ci sono state un po' di incomprensioni fra i tifosi. I giocatori a fine partita, pare che sia stata una polemica fra Iemmello e i tifosi con dei cori e anche delle litigate fra Callaro e Quinto, insomma, un po' quello che temevo, cioè il fatto che io spero sempre che la squadra non subisca adesso questa tensione che c'è fra i tifosi e soprattutto all'interno della società. È bene parlare di quelle che sono le vicende societarie, sicuramente, però attenzione. Non mischiamo noi per primi, noi tifosi per primi, quelle che sono le vicende della società con quello che poi è lo sport, è il calcio. Attenzione che chi scende in campo sono i giocatori, e non è neanche De Zerbi, sono i giocatori. I giocatori hanno bisogno di avere un clima tranquillo, ma non tanto per l'obiettivo playoff, ma proprio per finire questo campionato e per cercare di capire quali sono gli elementi che poi possono rimanere l'anno prossimo. A me, sinceramente, questa condizione l'abbiamo già vissuta, la conosciamo, proprio per questo diciamo, siamo arrivati a un limite di sopportazione forse estremo. Adesso bisognerebbe un attimo calmarsi, ritornare allo stadio perché c'erano pochi spettatori oggi allo Zac. Abbiamo giocato bene e sicuramente qualche elemento avrebbe potuto fare di più. Però, ancora una volta De Zerbi ha mischiato le carte, molti hanno saputo rispondere bene. Cosa che non è da tutti, alcuni un po' meno, non voglio parlare dei singoli giocatori, però ogni volta che De Zerbi mischia le carte, la squadra c'è. Ricordiamo che a inizio campionato, nessuno avrebbe scommesso una lira su questa squadra. Sono ragazzi giovani, lo dicono tutti, sono ragazzi che non sono abituati a giocare a questi livelli,
È anche vero che forse siamo stati fortunati perché abbiamo incontrato un Messina che aveva qualche elemento squalificato, però secondo me abbiamo reagito molto bene, ci siamo imposti. Un ottimo Sarno, se proprio vogliamo parlare dei singoli, perché indubbiamente segnare due gol oggi è stato fondamentale. Però in buona sostanza è questo, cioè quando ci sblocchiamo, quando giochiamo bene, quando riusciamo a segnare, quando c'è qualcuno che ha la forza, per non dire altro, di tirare in porta e riusciamo a essere più decisivi e tutta la squadra ne consegue. E però bisogna stare attenti a non rovinare questo clima, cioè bisogna mantenere soltanto le cose positive e eliminare il clima negativo, bisogna allontanare un po' queste cose perché non portano mai bene. Un po' in linea con la domanda che hai posto in trasmissione venerdì scorso, era proprio sul... Non a caso ho posto quella domanda, Biagio, perché è fondamentale in questo momento del campionato, è fondamentale vedere quanto psicologicamente siamo in grado di reggere, poi al di là dei playoff, proprio come squadra, perché vabbè, adesso entra la nuova società. Quindi io mi aspetto che a brevissimo tempo ci siano delle riconferme, anzi una riconferma soprattutto, De Zerbi. Poi anche alcune conferme dei giocatori non sarebbe male. Quindi bisogna mantenere questo clima, bisogna cercare di mantenere bene questo clima. Secondo me Cavallaro oggi non ha preso bene il fatto di non giocare dal primo minuto, perché quando è entrato probabilmente non era il solito Cavallaro, diciamo così. Insomma, ha fatto delle cose che non mi sono tanto piaciute, almeno che mi aspettavo da un giocatore fresco che entra nel secondo tempo e che serve a portare un attimo di tranquillità. Io anzi ho visto un gioco spezzato nel secondo tempo, però va bene così, ci siamo portati 3 punti a casa, però comunque quello che mi arriva non è sufficiente per poter tirare le somme e poter dire sì, ok, sono contento, c'è una sola persona a guida della società, anche perché non so chi sono questi elementi, non so quali obiettivi. A questo punto mi viene da pensare, vabbè, allora l'appoggio all'Olito era tutto deciso prima, il fatto che ci siano in Lega Pro delle situazioni con delle squadre napoletane che sono in difficoltà, cioè voglio dire, tutto il quadro generale mi lascia un po' perplesso. Come cerco di riempire io questo puzzle? Vedo che a Foggia i giornalisti non si impegnano più di tanto e questo mi lascia un po' perplesso. Aspetto quindi che sia la società a fare delle affermazioni. Certo, se mi affermano che l'anno prossimo è Serie B, io insomma queste dichiarazioni le prendo con le pinze. No, le prendo con le pinze perché le ho sentite già tante volte. Ci siamo sempre lamentati del fatto che avevamo bisogno di una società solida, una società che investisse, e io credo che il passo indietro dell'Elocampo è proprio in questo, cioè con le loro forze non riuscivano a garantire quello che potrebbe essere un salto di categoria. Quindi ancora una volta, a me non interessa chi sono i personaggi che sono dietro questa fantomatica società del 65, a me interessa che investano, perché si tratta di investire, investano dei soldi per cercare di risollevare le sorti del nostro Foggia. Guardate un attimino anche in Serie A il fine che ha fatto il Parma e tutto il resto. Insomma, ecco, brevemente, il fatto di non sapere i nomi dei proprietari del Foggia a me interessa poco. Io mi auguro di cuore che veramente l'anno prossimo le cose possano andare un po' meglio, soltanto che ho sentito così tante tante volte che magari potrebbe esserci una società che si potrà fare bene, si pensa B, però come ha detto anche Cristian prima, sono cose che vanno prese appunto come dovute precauzioni, come dovute pinze, che insomma ogni volta ci rimango male personalmente, ma proprio di me stesso proprio, va bene? Questo certo. È un mio problema, ci rimango comunque male. Per quanto riguarda la questione, cioè il fatto appunto di questo litigio, io e me tifosi, mi ricordo un po', faccio un paragone un po' azzardato, cioè nel senso, quando il Foggia vinceva 6-0 contro gli Ischia e prendiamo cartellini gialli, la stessa cosa, abbiamo vinto 2-0, ci sono problemi, ma di cosa? Cioè secondo me è successo che forse l'opinione pubblica foggiana abbia, cioè da queste vittorie stratosferiche stavamo quasi vicino ai playoff, poi sono stati di una serie di episodi a noi sfavorevoli che ci hanno, ragazzi, il calcio è così, può capitare. Poi tutti quanti adesso ci improvvisiamo grandi tifosissimi, cioè non è andata bene. Infatti, come diceva Christian,
cerchiamo di scindere entrambe le cose, cerchiamo di giocare in modo sereno e tranquillo. Abbiamo delle partite che teoricamente, ci metto anche le parentesi tonde, le quadre, le graffe, è la nostra portata. Vediamo la giorno, se domenica per domenica. Però pensare infatti in un modo, cioè che la stampa pensi in modo quasi snervante, costante, playoff, secondo me andiamo bene come andiamo, che può darsi che effettivamente abbiamo perso queste partite, cioè le partite precedenti, chiedo scusa, forse che ho avuto uno stress, una stanchezza, insomma, fisiologica, cioè voglio dire, dietro di calciatori ci sono sempre delle persone, signori, questo non ce lo scordiamo mai. Però io penso che bisogna andare molto molto, diciamo, ecco, lentamente, giocare partita per partita, che secondo me le possibilità ci sono. La società, appunto, quello che dicevi tu prima, sia una società che vada dritta in una direzione precisa, che sia chiara e sincera rispetto alle cose che dichiara. Per me non c'era bisogno che dicessero che l'anno prossimo bisognava andare in Serie B, insomma, poi non devono, loro sono i proprietari, quindi io, se mi dicono, cioè non c'è bisogno che mi dicono niente rispetto a questo. E un organigramma societario anche di gente, mi permetto di dire, più competente di quella che c'è stata in questi ultimi anni, perché poi ne sono cambiati in continuazione, spesso anche con legami di parentela, diciamo, con chi c'era, e non necessariamente sulla meritocrazia, poi sulla competenza delle persone che sono passate. Questo senza voler poi denigrare l'operato di nessuno, però insomma, certo, questo pure va detto. Molto chiaro. Allora, in maniera secca, qualche possibilità di giocarci ancora i playoff ce l'abbiamo o no? O è già tutto, stiamo facendo una sorta di lungo precampionato per l'anno prossimo? No, io penso che ancora ce la possiamo giocare, e mi riferimento a quello che diceva Christian rispetto alle tabelle e tutto quanto, senza andare a vedere i risultati delle altre per fare tabelle, però uno può guardare i risultati delle altre per capire che si possono perdere punti con chiunque, quindi per esempio la Casertana ha pareggiato con l'Ischia, che noi avevamo seppellito di gol, quindi non è detto che poi, cioè ogni partita nasconde un'incognita, quindi spero che, diciamo, queste due sconfitte che abbiamo subito in settimana, con quelle abbiamo già esaurito il nostro conto, diciamo, le sconfitte, adesso in poi andiamo dritti verso i playoff. Io citavo l'altro giorno su un blog che nell'anno in cui c'era Novelli ad allenare, io andai in trasferta ad Arezzo, c'era il diluvio universale e mancavano 6-7 giornate alla fine, perdemmo 1-0 contro una diretta concorrente, eravamo a non so quanti punti dai playoff, poi alla fine ce l'abbiamo fatta comunque. Quindi non bisogna lasciare niente di intentato. Certo. La squadra è buona. Abbiamo perso delle partite anche immeritatamente, in sostanza, perché se ne avessimo pareggiato a Melfi, a Martina, non avremmo rubato niente. Bisogna pure noi tifosi accettare le sconfitte così come vengono, perché il Lecce che dovrebbe dire? Nel senso, abbiamo perso poche partite rispetto alle altre squadre, ne abbiamo perse poche, considerando anche quello, diciamo, gli obiettivi in partenza e tutto il resto, cioè il calcio è fatto pure di sconfitte. Certo. Meglio si accettano e meglio ci si prepara alle vittorie. È dura, però è, come diceva giustamente Valentino, la matematica non ci ha condannato, quindi perché non sperare e tentare di questa carta, insomma, ecco. Abbiamo visto che ieri il Savoia ha vinto 4-1, se non sbaglio, contro il Catanzaro, una società, una squadra che era a detta di tutti finita, quindi voglio dire, le squadre possono essere, poi abbiamo scontri diretti, perché no? Quindi dobbiamo sperarci, è diventata dura, però ecco, la matematica non ci condanna, quindi incrociamo le dita e andiamo avanti. Come ho detto inizialmente, che comunque la matematica non ci condanna, le possibilità ci sono, ci sono comunque solo buone possibilità, cioè bisogna giocare semplicemente con molta serenità, non far sentire questo stress continuo, ma si può fare tranquillamente, secondo me sì. Certo, se avessimo vinto le partite precedenti, sì, se avessimo fatto così, con il se si può dire tante cose, però non è andata così, secondo me sì, Biagio, ce la possiamo fare. Però purtroppo siamo una squadra che è un po' imprevedibile, cioè abbiamo a volte il miglior gioco del girone e tutti lo dicono, l'abbiamo visto in alcune partite, l'abbiamo visto con la Salernitana soprattutto, e purtroppo abbiamo anche dei momenti in cui invece il Foggia che scende in campo è un'altra squadra, è una squadra
poco concentrata, poco conclusiva, una squadra che non c'è con la testa, non c'è col fisico. E non si riesce a capire il motivo. Sinceramente, io mi interrogo spesso su questa cosa, non riesco a capire il motivo. Abbiamo giocato delle partite una attaccata all'altra e Sarno fisicamente oggi ha dato dimostrazione, ad esempio, di essere perfetto, cioè, voglio dire, quindi Guarda. alla fine la stanchezza vale per alcuni giocatori e non per altri? Non lo so, non mi convince. Il gioco vale per alcuni giocatori e non per altri? Non sono neanche su questo convinto, perché poi fai entrare un giocatore dalla panchina, lo fai giocare dal primo minuto e gioca benissimo. Anzi, andrebbe riconfermato pure la domenica prossima. Quindi voglio dire, ci sono delle incognite che non riesco ancora a valutare, però io sono molto fiducioso, ovviamente appartengo al gruppo degli ottimisti. Certo, ogni partita ovviamente è una finale, perché siamo una squadra che non è stata costruita per andare in B direttamente, siamo una squadra che deve stare lì a mordere, a rincorrere ogni singolo pallone, a giocare ogni domenica col sangue agli occhi, e finché non faremo ogni domenica non avremo questo approccio. Io la certezza non ce l'ho, però sono certamente convinto che i ragazzi potenzialmente sono in grado di giocare un ottimo calcio ogni domenica. De Zerbi credo che sia la persona adatta a ricoprire questo ruolo di allenatore del Foggia, a mantenere una squadra del genere. Se dà dimostrazione di poter gestire una squadra del genere, secondo me lo può fare anche l'anno prossimo, mantenendo alcuni elementi e costruendo con una società che magari gli dà un po' più di spazio e lo accontenta un po' di più, si può costruire una squadra realmente a quel punto capace di andare in Serie B. Quest'anno ce la dobbiamo giocare. Io vi saluto, se avete altro da dire lo possiamo ancora aggiungere. Io avrei, se possibile, i risultati della Bundesliga di oggi, visto che domenica posso E farlo. dacci i risultati della Bundesliga, perché noi siamo tutti qui in attesa, ci stavamo preoccupando la Bundesliga che Allora, fa. Sentiamo. Dunque, partita di venerdì, Leverkusen Stuttgart 4-0, poi Frankfurt Paderborn 4-0, Augsburg Mainz 0-2, Hoffenheim Hamburg 3-0, Hertha Berlin Schalke 0-4, 2-2, Werder Bremen contro il Bayern 0-4, Dortmund Köln 0-0, Dortmund pareggia ancora, e questo praticamente potrebbe creare non pochi problemi, insomma, a questa squadra che sta avendo, insomma, non riesce a vincere, non riesce a vincere da un po'. E quindi la panchina dell'allenatore ancora con questi problemi. E poi oggi si gioca a Wolfsburg, Freiburg e Mönchengladbach, Hannover, Ah, che sono benissimo, ancora in corso. molto preciso, come al solito, come sempre, ci fa piacere la tua finestra sulla Germania. Ciao. Ciao, ciao Cristian, ciao a tutti Ciao ragazzi, Biagio, ciao a ci tutti, ciao sentiamo, Vincenzo, ciao ciao. Manuel. Saluti dalla Germania. Ciao, forza Foggia, ciao a Ciao, tutti. sempre ciao, io, forza ciao. Foggia. Foggia, Foggia, che noi Foggia, Foggia, il Foggia oggi. Foggia, Foggia, che noi Foggia, Foggia, il Foggia oggi. Foggia, Foggia, che noi Foggia, Foggia, il Foggia oggi. Foggia, Foggia, che noi Foggia.